L'87% dei ragazzi afferma che i media hanno la responsabilità di essere inclusivi nella rappresentazione di identità diverse. Siamo una generazione molto attenta a creare una società più equa e giusta e non sottovalutiamo nulla, soprattutto il potere che nuove storie possono avere nella costruzione di un futuro differente. Uno dei registi più innovativi del cinema italiano degli ultimi anni ha raccontato storie che mettono al centro l'uomo, con la sua diversità, la sua unicità e, perché no, anche i suoi superpoteri. I ragazzi sono in viaggio verso il campus di Edgefarm, dove incontreranno il pluripremiato regista e produttore cinematografico Gabriele Mainetti. Quest'anno con Audiovisual Generation stiamo compiendo un viaggio attraverso la cultura dell'innovazione legata alla diversità e oggi siamo felici di averti qua perché sei stato un innovatore. Qual è la tua formula per essere un innovatore a livello cinematografico, se ce n'è una? L'innovazione spesso a volte viene, diciamo così, erroneamente interpretata come qualcosa che deve staccarsi dal passato. Niente di più falso. Si poggia sul passato e continua a crescere verso qualcosa di più forte. Io credo che abbia a che fare moltissimo con l'identità dell'individuo. L'identità è sacra ed è ciò che ti rende speciale e probabilmente diverso dagli altri, ma per questo una possibilità di crescita per chiunque comunque si interessi a qualcosa che sia appunto diverso. Cioè, io do sempre un consiglio ai ragazzi che vogliono provare a fare il mio lavoro, gli dico: ci sarà un cinema che ti piace? Perfetto. Quello che tu puoi regalare a quel tipo di genere, se vuoi affrontare quel genere, è il tuo sguardo. Il tuo sguardo ha a che fare con la tua identità. Cioè, va bene, impariamo magari dagli americani a fare un film sui supereroi, ok, però come può funzionare in uno spazio tutto nostro? Che sia italiano, anzi, che sia romano, anzi, che sia della periferia di Roma, realtà che io conosco molto bene. Ci sono delle logiche completamente differenti e quelle partono dai personaggi. E da lì viene fuori qualcosa che forse è, non lo so, posso dire unico, che può anche essere inteso negativamente, perché magari non vuol dire che sia bello, però quantomeno c'ha la sua identità e per quello magari può essere speciale e a sto punto può essere considerato diverso e innovativo, perché tutto ciò che ha a che fare con la nostra identità è di per sé innovativo, tutto ciò che racconta della vostra vita è innovativo. Parlando dei tuoi film, appunto, Freaks Out, lo chiamavano Gigi Robot, come pensi che i personaggi possano mettere in atto, in gioco, la diversità? Anche solo pensando alla storyline o pensando alla costruzione del personaggio stesso? Noi quando abbiamo fatto Freaks Out non abbiamo mai pensato, ma mai pensato a raccontare la diversità. Noi abbiamo detto: oh, famo la storia degli ultimi. Abbiamo fatto Gigi Robot, mo facciamo questi qua. Chi ci mettiamo al centro di questa storia che comunque ci funziona? Perché a livello di conflitto, perché il conflitto è la base di ogni racconto, chi mettiamo al centro di questo racconto? Uno che può essere un essere strafragile in una Roma occupata dai nazisti che gli possono far male. Ma una ragazzina di 14 anni. È stato tutto istintivo. Poi quando il film ha concorso al Festival di Venezia non hanno mai parlato della diversità, perché non arrivava, secondo me, con quell'attitudine iperprogrammatica che ci aveva capito i cartelloni. Ah, qui parliamo di questo, qui parliamo di quell'altro. A me piace molto di più non affrontare la tematica e metterla lì al centro e dice: va bene, ok, raccontiamo la diversità, noi siamo la diversità, però non andiamo ad affrontare il tema e lo mettiamo, capito, a mo' di formula sul tavolo e insieme allo spettatore lo analizziamo con quell'attitudine super programmatica che ha attualmente il cinema americano. Io sento che la diversità è un tema fondamentale che bisogna affrontare, è giusto che ci sia il protocollo, è giusto che magari si faccia una lotta anche a discapito di qualche grande, mi dispiace, grande autore che in quel momento non può più raccontare liberamente determinate cose perché appartengono al suo percorso e quindi forzare la direzione in un determinato modo, ma non è detto che quel tipo di cinema con un intento da educatore però riesca a produrre arte, cioè non ce la fa, secondo me, perché quella roba ce la devi avere dentro. Io penso che tu devi essere sanamente sensibile
all'identità dell'altro è rispettoso perché tu lo senti. Nei tuoi film abbiamo spesso visto effetti speciali che in Italia si vedono poco. Secondo te la tecnologia arricchisce la tua creatività, la tua arte? Io cerco di far sì che tutto accada davanti alla macchina da presa, cioè fare il possibile di fare tutto dal vero, e poi le sfumature, o se non fossero sfumature, quindi diventano un po' più importante, dopo agisce la CGI, perché così l'attore interagisce realmente con qualcosa. Questa roba qua non sarebbe mai stata possibile 20 anni fa, cioè se veniva male. E quindi devo dire grazie alla tecnologia, però vedi, c'è sempre la tradizione dietro che in qualche modo protegge. Se io invece mi affidassi unicamente alla tecnologia iper digitale di oggi, quell'immagine risulterebbe molto finta, perché tutto l'ambiente circostante non sarebbe impressionato da tutte le luci che in realtà noi abbiamo messo. Però non sono neanche un fanatico stupido di quelli che dicono no, bisogna fare tutto dal vero, questa roba è un demonio, quella è una cretinata. La cosa che è importante è l'immagine finale e che funzioni al meglio. Quindi tu devi conoscere quello che c'è stato prima e quello che c'è adesso, e insieme trovare l'armonia corretta per restituire l'immagine migliore. Quindi assolutamente sì, a me ha aiutato. Io per esempio ho dei limiti importanti come compositore, io ho fatto anche la colonna sonora insieme a Michele Braga di questo film, però la tecnologia di oggi ci permette di avere un sequencer, dei campionatori digitali che si collegano a dei campioni registrati dell'orchestra, e io posso comporre una musica sentendo immediatamente e quello che possa essere, non lo so, una linea d'archi. Quando poi abbiamo dovuto registrare la colonna sonora, siamo andati a Praga e l'abbiamo fatta con l'orchestra vera, che è ancora un'altra cosa. Però io con quella tecnologia ho potuto comporre per orchestra, perché non sono così bravo come Morricone, ma questo è evidente, che componeva dentro la sua testa. Sia in Lo chiamavano Gigrobò che in Freaks Out osserviamo che ci sono comunque commistioni e contaminazioni di diversi generi. La contaminazione nel realizzare un nuovo film quanto è importante? Ma è sempre stata importante, proprio per questa idea di progresso, nel senso che quando vengono istituiti dei codici di genere, no? Ok, questo è il thriller, bisogna fare così, bisogna fare colà, ma come posso permettere al genere di evolversi? Beh, tendenzialmente, come ci ha insegnato la storia, ibridandosi con gli altri generi. E tutto questo insieme, che si è espresso, che ne so, nei film sociali di un determinato tipo, quando si racconta, no, la difficoltà della periferia, nel caso di Lo chiamavano Gigrobò, l'avventura spielbergiana di Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, che è un capolavoro di cinema d'avventura, oppure anche la sensibilità al tema appunto del diverso, di un certo cinema storico come quello che è successo, la Shoah. Tu lo provi, lo metti tutto insieme e magari viene fuori qualcosa di nuovo, ma perché lo senti, perché ti appartiene, perché è qualcosa di tuo. Non è facile, è un percorso molto complicato, perché sennò ti lanci in quell'ordinario che ti tiene al sicuro. Perché fare Lo chiamavano Gigrobò e fare Freaks Out, al di là della riuscita o non riuscita del film, quantomeno io comunque mi impegno a fare qualche cosa di nuovo, e per farlo vuol dire rischiare. Fare qualche cosa che tra l'altro anche in produzione stesso Freaks Out, ed è l'operazione forse più innovativa che ho fatto rispetto a Lo chiamavano Gigrobò, perché ha coinvolto tutti quanti, cioè i macchinisti, gli elettricisti, tutte le persone che erano coinvolte in questo percorso, a fare qualcosa che non era mai stato fatto in Italia, fuori a rotta di collo, però in Italia no. E quindi questo che cosa produce? Produce sapere, perché quando tu fai qualcosa di nuovo e non l'hai mai fatta, sbagli. Dici, ah, ma come si fa? Ma più o meno c'ho un'idea. Che cosa fai? O ti riremi in barca e quindi ti rilanci nel protocollo, nelle cose più ordinarie, e non impressioni nessuno, oppure rimani nel problema e cerchi di risolverlo con tutte le tue persone, perché il film è un'esperienza collettiva. È proprio, il cinema nasce insieme agli altri e secondo me va visto insieme agli altri. Il 90% dei ragazzi vede almeno un film alla settimana, il 55% anche due o tre. Il cinema e le serie TV continuano a rappresentare anche per la nostra generazione una macchina dei sogni, un luogo fatto di creatività, innovazione e fantasia, e che solo apparentemente è diverso dalla realtà. La tecnologia digitale rinnova il cinema e tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per raccontare storie, ma non potrà mai cambiare la prima scintilla che dà inizio alla magia, una scintilla che anche per la nostra generazione deve illuminare le unicità e le diversità degli esseri umani. Saranno sempre questi gli effetti speciali più belli.